dicono una cosa ne fanno un'altra. E mi veniva in mente che. E mi veniva in mente che nelle polis greche tutti i cittadini di quelli avevano diritto di parola nelle assemblee. E questo diritto di parola si chiamava parresia. Però la cosa strana è che parresia, la traduzione letterale, è non è diritto, ma è dovere, cioè dovere di dire la verità. I greci pensavano che si avesse diritto di parola solo se era accompagnato col dovere di dire la verità. Allora credo che questo è il primo compito di questa assemblea, cioè cominciare a opporre parole di verità alla neolingua che abbiamo intorno. Ora, quante siano le bugie della riforma Montifornero, del PD, del gruppo dirigente della CGIL, avrei voluto dirvelo, ma diciamo i 5 minuti che giustamente abbiamo me lo impediscono, quindi io, come dire, vi invito non solo a leggere il volantone, ma eventualmente a vederne una stesura più come dire, completa sul nostro sito del Forum Diritto Lavoro, che è una piccola associazione di iniziativa giuridica, ma che comunque è assolutamente a disposizione di questa assemblea. Ma allora, se non posso parlarvi di diritto in questi pochi minuti che ho, vi vorrei parlare di cinema. E io non so chi di voi ricorda un film di vari anni fa, si chiamava Michael Collins, sulla vita di un rivoluzionario irlandese. E il film si apre nella Pasqua del 1916, quando l'esercito repubblicano irlandese riesce a prendere una serie di casematte a Dublino, ma scontrandosi con campo aperto con l'esercito inglese viene sbaragliato. E alcuni dei vecchi dirigenti dell'IRA dicono: questo bagno di sangue serve, perché direttamente porterà dalla nostra parte tutta la cittadinanza. Invece Michael Collins sta in prigione, e lui non ci sta, perché lui vuole vivere e vuole vincere, e non vuole che si sparga altro sangue inutilmente, e allora decide di fare come se la Repubblica Irlandese già esistesse, e decide di dire: da oggi la nostra guerra sarà ignorare l'Inghilterra e comportarci secondo le nostre regole. E con questo comincia a produrre realtà, tanto è vero che poi si arriverà a trattati di pace, eccetera eccetera. Vedete, fare come se è una cosa straordinariamente importante. I rivoluzionari francesi del Settecento improvvisamente fecero come se non erano più sudditi del regno, ma cittadini capaci di scrivere una costituzione. I proletari dell'Ottocento fecero come se non erano quelle bestie da carico che la realtà li costringeva ad essere, e hanno cominciato a pensarsi come persone uguali, capaci di leggere, di studiare, di auto-organizzarsi, e hanno cambiato il mondo. Allora noi dobbiamo fare come se la Repubblica del 99% già esistesse e qui oggi ci fosse il sindacato dei lavoratori della Repubblica del 99%. Se noi riusciamo, se noi riusciamo a fare come se, allora le parole di falsità di, poniamo, Susanna Camusso, che dice: il ruolo sindacale ha lo stesso valore di deterrenza che aveva l'articolo 18, diventa vero. Se noi riusciamo a fare come se, possiamo leggere l'articolo 1 della riforma. L'articolo 1 della riforma dice che la normativa sui licenziamenti viene cambiata perché viene la necessità di, aperte virgolette, adeguare alle esigenze del mutato contesto di riferimento la disciplina del licenziamento. E qual è il mutato contesto? Il mutato contesto è quello di una guerra, signori. È quello di una guerra. E allora ci può aiutare la storia. Cosa è successo in Italia durante la guerra? Beh, diciamo, come dire, uno storico del diritto del lavoro, Claudio Pavone, che ha studiato il movimento operaio dal 1943 in poi, ci dice che gli operai, cito testualmente, incontrarono non poche difficoltà a individuare il nemico principale e a colpire insieme le tre figure di avversari: padroni, fascisti e tedeschi.
E guardate quanto è straordinaria l'analogia. Vado a chiudere. In quel periodo, cioè nel 1945, il rinato sindacato libero dei lavoratori, nel 1945, fece i seguenti accordi. 27 settembre 1945, blocco dei licenziamenti. 9 novembre 1945, istituzione della cassa integrazione guadagni. 6 dicembre 1945, istituzione della scala mobile. 7 agosto 1947, parità salariale tra nord e sud. Bene, il sindacato dei lavoratori della Repubblica del 1948 ha già un abbozzo di piattaforma. Ora io non credo che questo sarà facile farlo, però punto primo, o lo facciamo noi o non lo farà nessuno. Punto secondo, se ci riusciremo sarà bellissimo ed essere felici sarà la nostra vendetta. Grazie. Francesco, che si è integrato all'Italia, e si prepara Pullini Pierpaolo, RSU Fiom della Fincantieri di Ancona. Buongiorno a tutti, sono contento che Dante De Angelis, l'uomo dell'articolo 18, sono felice per Andrea Coglietti. Io invece rappresento quella categoria che l'articolo 18 non l'ha potuto usufruire, nonostante che avevi il contratto a tempo determinato, nonostante avessi tutte le tutele. Perché in Alitalia il fallimento di Alitalia, il passaggio in CAI, ha permesso ai grandi condottieri con la Nino, Sabelli e compagnia cantante di non poter applicare l'articolo 18, di scegliersi chi voleva. Ovviamente i primi a saltare sono stati i lavoratori che si erano mobilitati contro di loro. E se quando noi ricordiamo l'articolo 18, lo dobbiamo ricordare l'importanza che ha, perché quando non c'è, arriva. E la mia frustrazione è che purtroppo i 5.000 che l'hanno subito questa ingiustizia si sono accorti troppo tardi che per 20 anni avevano scaricato il problema sui precari, che per 20 anni ci eravamo illusi di poter difendere noi scaricando sugli altri il problema. E il paradigma d'Italia sull'articolo 18, che è stato il paradigma della fine della concertazione, dell'inizio della pubblicità, della libertà totale delle aziende sul fare e decidere esattamente quello che vogliono, si è poi esteso nella società, è stato applicato a piene mani, elaborato da Marchionne sulla Fiat, è stato rielaborato nella pubblica amministrazione, è stato rielaborato pure nella gestione dei beni comuni, nella privatizzazione, nell'avere ormai campo libero per procedere e prendersi tutto quello che volevano. Ed è stato applicato il paradigma d'Italia, il paradigma della libertà, pure quando noi vediamo che i principi di libero mercato, i principi di piena e totale concorrenza, i principi di privatizzazione, i principi di liberalizzazione sono stati inseriti dentro la carta costituzionale di questo paese, nonostante che la carta costituzionale di questo paese non lo preveda. E questo colpo è stato strisciato. È stato talmente speciale e oggi ci troviamo con l'articolo sul pareggio di bilancio, anche quello perché lo dobbiamo fare, perché ci dobbiamo salvare, perché dobbiamo pagare il debito. Allora, dalla storia d'Italia due lezioni. La prima è l'importanza della difesa dell'articolo 18, delle tutele sociali, perché quello che è successo. La seconda è la questione di democrazia, perché io mi ricordo quel giorno e durante i miei tempi il ruolo che alcuni esponenti della FIOM assunsero in contrasto con la CGIL a difesa di quella battaglia. Altrettanto importante è che
la democrazia, che la stragrande maggioranza dei lavoratori era contraria a quegli accordi, che fu violata in quelle settimane, e poi lo stesso prezzo che la FIOM ha pagato nei posti di lavoro, nella Fiat, e dove ha subito i diktat delle aziende. Oggi noi ci troviamo a dover fare un passo ancora più avanti. Ci troviamo a fare i conti con un deserto, sostanzialmente con un momento di profonda rassegnazione, profonda frustrazione nella società, di profonda confusione. Sappiamo che c'è un grande malessere, sappiamo che c'è un grande bisogno di ritrovare la speranza, la fiducia, qualcosa che ci guidi verso, come dire, come diceva Carlo Guglielmi, no? Riconquistarsi quella libertà, quella dignità che ci vengono tolte di giorno in giorno. E ci vengono tolte ormai del Parlamento, perché nessuno, io francamente sono rimasto, non riesco ancora a sorprendermi, e sono rimasto sorpreso della faccia della Fornero quando ha detto che bisognava licenziare i dipendenti pubblici. Io devo dire, mi ha fatto impressione, perché ho visto una faccia, come dire, era soddisfatta, stava dicendo una cosa che gli piaceva proprio, stava dicendo contro questa gente che ormai si sente libera di dire proprio ogni cosa, perché probabilmente 20 anni fa sarebbe caduto un governo un anno secondo dopo. Oggi l'abbiamo sentito manco un velato rispetto a quella cosa lì, pur non essendo un dipendente pubblico, che sia proprio stato uno schiaffo anche nelle modalità. Oggi noi sappiamo che c'è un grande malessere, sappiamo che c'è nella società un filo che può essere tessuto e può essere ricostruito. Abbiamo però bisogno non tanto di dirci tra di noi quanto abbiamo ragione, perché lo sappiamo, tutti noi che sono qua sappiamo che noi abbiamo ragione, che stiamo dicendo cose giuste e che stanno, concludo, e che ci stanno violando diritti fondamentali della persona come lavoratore e come cittadino. Le lotte che verranno illuminate, gli scioperi che saranno proclamati, noi dobbiamo cominciare a dare le gambe e parlare a quell'altra metà del cielo che in questa sala non c'è. Questo è il primo obiettivo nostro. È il primo obiettivo di cominciare a comunicare a quelle persone che sanno che stanno negando, ma hanno paura di ammettersi, hanno paura di perdere quel poco che hanno. Allora su questo noi dobbiamo rilanciare l'iniziativa, cominciare a pensare più grande, cominciare che il monopolio dell'informazione, il monopolio sindacale non esiste più in questo paese. In questo paese c'è un sindacato diverso, ci può essere un'informazione diversa e ci può essere un futuro diverso per tutti noi. Grazie. Ecco, mentre si prepara a parlare Fulgani, si prepara per il prossimo intervento sull'altro. Romolo Calcagno, coordinamento portale della scuola. Compagni, ben trovati a tutti, sono Paolo Pullino, un delegato della Fincantieri d'Ancona. E voglio dire una cosa che sicuramente è stata detta, io penso che in tutto questo, in questa frase, una delle colpe più grosse sia proprio l'assenza del sindacato. Come penso che una delle colpe più grosse sia da parte di chi ha proclamato diversi scioperi generali in questi anni, dire che gli scioperi generali forse non servono più. Perché, per riportare l'esempio greco, dove gli scioperi generali si fanno sul serio, dove là si sciopera veramente, magari si riesce anche a costruire un'alternativa politica che quando si va alle elezioni, nel stato dei lavoratori che aderiscono agli scioperi generali, riescono anche a ritrovare una rappresentatività in Parlamento, cosa che non mi sembra che neanche nell'ultima tornata elettorale sia successa qui in Italia. Io penso che in questo grave colpo del sindacato ci sono, perché se il sindacato pensa che il proprio ruolo sia solamente quello dell'autoreferenzialità e dell'autoconservazione, perché ha capito che ai tecnici, alla Terza Repubblica, del ruolo del sindacato non importa niente, beh, io personalmente penso che questa sia una delle forme più gravi di corruzione delle quali si possa essere colpevole, così come si batte di corruzione tutte quelle forze che si definiscono di centro-sinistra e sostengono il governo molto in Parlamento.
Vedete, sono il delegato del cantiere navale d'Ancona, abbiamo avuto una vertenza lo scorso anno, che poi la vertenza non è mai finita, è sempre continuata e molto presto riprenderà a livelli estremamente duri. E c'è stato proposto del lavoro in seguito allo scarico che c'era stato, e a fronte di questo abbiamo dovuto accettare una riorganizzazione fatta di riduzione del personale, ma non perché servisse ridurre il personale dei cantieri, bensì perché c'era una parte di lavoratori diretti che non avrebbero più dovuto mettere piede dentro il cantiere per essere sostituiti, 180, per essere sostituiti da 1400 persone degli appalti. La specifica domanda all'amministratore delegato di Fincantieri, una persona che ha la vergogna non sa neanche cosa sia, la risposta è stata molto semplice: quelli che non entreranno in Fincantieri sono gli invalidi, le persone con ridotte capacità lavorative, quelli che ci rompono il cazzo, quelli che scioperano, rompono le scatole sulla condizione e quelli sulla sicurezza. Davanti a questo ci siamo ribellati tutti quanti, ci dicevano certe volte anche la CGIL, non da ultimo le ultime dichiarazioni della Penisola, non qualcosa, che ci sono stati degli accordi che hanno fatto la pista a tutti quanti gli altri, mentre invece hanno fatto solamente la pista di un cantiere basta, e i territori sono stati lasciati da soli, un po' per colpa non sono riusciti ad organizzarsi nel coordinamento, cosa che adesso si sta cercando di fare. I lavoratori sono stati lasciati da soli, gli è stato detto che non c'era alternativa, ma non è stato così. Noi attraverso la democrazia, attraverso le assemblee, facendo capire ai lavoratori che facevamo davvero, abbiamo detto che quella non è vera, che era l'unica strada che si poteva percorrere, che non era vero che ci sono altri che hanno scelto per noi e noi non possiamo fare niente. Le decisioni degli altri le si possono anche combattere se sono ingiuste, se si fanno delle proposte. Dipende solamente dalle scelte che si fanno e dipende da quello che una persona, le persone, sono disposte a metterci. Poi è chiaro che se noi siamo espressione dei lavoratori, dobbiamo essere espressione dei lavoratori sempre, e la lotta si fa solamente dietro il mandato dei lavoratori, cosa che il sindacato confederale non ha più fatto. E davanti ad un ricatto, erano molto lezioni di quello di Matteo, ma noi non ci dicono che chiudiamo la fabbrica, ci dicono che sostituiamo con gli appalti, quasi tutti stranieri, persone ricattabili, al limite della legalità, spesso dentro l'illegalità, persone che non possono contrattare la propria condizione di lavoro. È chiaro che è un tentativo di fare fuori il sindacato conflittuale che è molto forte dentro i cantieri navali. E davanti a questo abbiamo detto di noi, siamo riusciti a rientrare in fabbrica, incastrando più cantieri, ad assumersi le proprie responsabilità. Adesso la battaglia continuerà perché appena cominciata, sarà il caso che tutto il gruppo Fincantieri decida di farla tutti quanti insieme, altrimenti ci spazzano via, perché oggi le battaglie territoriali in un contesto di crisi globale di sistema non portano da nessuna parte, neanche se si vincono. E di fronte al fatto che hanno detto non vi diamo lavoro, noi abbiamo detto va bene, non ci date lavoro, la fabbrica è la nostra e ce la prendiamo, e l'abbiamo occupata di 100 giorni, per 100 giorni abbiamo chiuso i cancelli e poi abbiamo aperto solamente le condizioni di ritorno per tutti i lavoratori che hanno partecipato a quelle mobilitazioni meritate. E se è vero che questa è l'espressione del parere dei lavoratori, io credo che tutto il sindacato sia ora acquisita, che lo dobbiamo essere sempre. Quindi premi di maggioranza e quote di solidarietà non devono più esistere, altrimenti la democrazia diventa solamente una parola vuota. Noi rappresentiamo quello che i lavoratori dicono che rappresentiamo. Dobbiamo imparare a superare le differenze tra di noi, perché non è vero che non si può fare niente. Dobbiamo imparare a superare gli interessi personali, le differenze dobbiamo trovare delle sintesi, su pochi punti, chiari, però precisi, perché adesso non è più il momento. Non è più ora, non possiamo più accettare noi che siamo espressione dei lavoratori, noi delegati, perché questa è un'assemblea di delegati, lo smantellamento della Costituzione, e non possiamo più accettare una società fatta di suicidi. Adesso non è più ora dei suicidi, adesso è ora della ribellione, è ora della ribellione di tutta la società, e noi dobbiamo riuscire a canalizzare, e non dobbiamo soprattutto più avere paura né degli fatti che ci sono né delle parole, perché viviamo in un paese dove essere Presidente della Repubblica vuol dire essere un monarca che si sostituisce alla sovranità popolare, essere di centro-sinistra significa votare il pareggio di bilancio, cancellare l'articolo 18, e essere lavoratore significa valere meno di una merce, e non è questa. Non è questo il significato di giustizia che i lavoratori ci hanno detto di interpretare. Alla lotta, compagni, uniti con la faccia.